Quando ricevete tante mail e ne dovete cercare tra tante email, la cosa diventa noiosa, soprattutto se dovete farlo su uno smartphone. In effetti da tempo iOS integra un sistema di ricerca delle mail, un sistema di ricerca che però non è molto preciso e non permette di inserire tante preferenze di ricerca. Questo fino ad iOS 10, cari miei, perché con il nuovo aggiornamento per l'iPhone è stato introdotto anche un nuovo motore di ricerca per filtri, una ricerca che permette di visualizzare nell'elenco delle mail che avete ricevuto solo delle mail in base a dei fattori che scegliete voi. È in questo video che vi farò vedere proprio questo, come utilizzare il nuovo filtro delle mail in iOS 10 per organizzare meglio i vostri messaggi di posta elettronica. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Il nuovo filtro introdotto in mail di iOS 10 è veramente potentissimo. Per attivarlo bisognerà cliccare sull'icona posta in basso a sinistra e poi scegliere nel menu centrale dove è scritto Filtra per proprio le tipologie di filtri che si vuole vengano applicati. È possibile decidere di visualizzare esclusivamente le email provenienti da un account ben preciso, è possibile visualizzare le email non lette o quelle contrassegnate ed è possibile per esempio scegliere di vedere le email inviate o ricevute da determinate persone. In questo specifico settore è possibile anche decidere se vedere le email che contengono o meno un allegato, e questa è una cosa estremamente comoda quando ci si trova per esempio nella situazione di dover pulire il server per liberare spazio. In questo modo potrete visualizzare solo le mail che vi interessano e potrete utilizzare dei fattori per filtrarle molto comodi. Per esempio, per me è molto comodo il fatto di vedere solo le mail con gli allegati, anche in un'ottica di dover fare pulizia sul server ed eliminarle. È una cosa che vi consiglio di tenere sempre in considerazione, carissimi miei. Io sono Dario Caliendo e l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.